Porca puzzarda, tutti i miei amici sembrano scomparsi completamente dalla faccia della terra. Sarà stato forse quel dottore che ce li ha rapiti, oppure magari, chissà, è stato il destino che ci ha fatto separare. Troverò anche un laboratorio segreto con una nave volante, e inoltre troverò anche una cripta segreta, tipo una cosa molto strana, non lo so. Aiutatemi in questa avventura, ragazzi. Restate con me, amici. Amici, mi sentite? Ci sono. Sono il vostro amico Dunis. Dove siete? Ma dove sono andati tutti? Mannaggia, che mal di testa. Non sto capendo. Amici, ci siete? Ma non c'è nessuno. Dai, dove sono finiti tutti? Oh, porca puzzarda. Ma questa città è completamente deserta. Che fine hanno fatto tutti quanti? Potrebbe essere che il dottore pazzo, quello là, pazzo, malato di mente, magari... Forse li ha catturati, non lo so. Amici, mi sentite? Devo investigare bene. Magari si trovano nelle loro case. Magari se io vado qua da questa parte, forse potrebbero essere qua. Qui. Mannaggia, sono intrappolato su quest'isola deserta. Io non riesco proprio a capire come. Io e i miei amici, che pappole. Guardaci, io non so proprio come fare ad uscire da questa schifo di isola. Dobbiamo trovare un modo, finalmente. Non riesco più a stare. Sto impazzendo qui dentro. Forse qua c'è qualcuno. Amici! Questa di chi era questa casa? Non lo so nemmeno io. Forse questa mi pare che fosse la casa di Fede. Forse Fede c'è. Dai, Fede c'è sempre. Fede? Fede? No, dai, per favore, non c'è nessuno. Magari qua. Certo che comunque questo dottore ha proprio costruito delle belle case. Cioè, comunque si vede che ci hanno messo mano qualcuno. Non lo so, secondo me è anche un costruttore oltre che un dottore. Ma non sto capendo. Gabri ci deve essere per forza. Ma io sto notando una cosa. Dove sono finiti i miei oggetti? Avevo un sacco di oggetti, ma dove sono finiti? Mannaggia, forse è stato quel dottore che me li ha rubati. Quel pazzo di un malato di un dottore. E forse, chissà cosa ha fatto ai miei amici. Sicuramente. No, cioè, in realtà non so nemmeno se è stato lui, oppure non so, uno dei suoi scagnozzi. Questa, dai, Gabri ci deve essere per forza. Gabri, dai, so che sei qua. Non fare scherzi, Gabri. No, Gabri, ti prego, dai, non far scherzi. Ci sei, vero? Gabri. Non c'è nemmeno qua. No. Qua c'è qualcosa che non va. Qua c'è assolutamente qualcosa che non va. Cioè, devo capire, devo andare a cercare i miei amici. Cioè, non posso starmene qua con le mani in mano. Sicuramente qualcuno qua ci sarà, ma non so come fare a trovarli. Non lo so, magari qua in casa forse ho anche ancora qualche oggetto rimasto. No, non c'è niente, non è rimasto più niente. Oh santo, c'è... Ma che schifo. Guarda, io proprio non so perché c'era questa cosa alla TV. Non la stavo guardando, questa non è casa mia. Intanto... Oh, ho dovuto fare una cosa, vabbè. Magari questa cosa non ora. Ma mi lavo, guarda, è meglio se mi lavo perché... Oh, la la la. Non si vede niente. La la la. Ok, basta. Chiudiamo, spegniamo la doccia perché è sempre bene spegnere la doccia. Mannaggiona! Come faccio per trovare i miei amici? Basta, devo andare a cercarli, non posso perdere altro tempo. Sicuramente quel pazzo di un dottore potrebbe starmi alle calcagna. Magari mi sta osservando, magari mi sta spiando nel pensiero. Mannaggia, mi sento fuori di testa comunque a volte quando parlo. Come fa a spiarmi nel pensiero? Certo che queste persone poi non è che sono molto vive. Dopotutto, guarda qua, questo è un posto completamente deserto. Lo dicevano i tizi, lo dicevano che nessuno sopravvive su quest'isola. Nessuno, nessuno. Mannaggia, oh mannaggia. Io proprio non capisco cosa devo fare. Cioè, c'è qualcuno, signori? Caprone, signor Caprone, lei è mio amico? Lei è mio amico? Salve, salve, signor Caprone. Oh, cosa ho fatto? Non lo so nemmeno io. Mannaggia, oh, io veramente. Ma amici, ci siete? Ma mi sentite, porca miseria? Oh, se mi stanno facendo uno scherzo, io li faccio fuori, perché non è proprio il momento di fare gli scherzi. Magari sono ritornati alla spiaggia, può essere? Poi alla spiaggia, magari stanno cercando di partire, mi vogliono lasciare qua da solo. No, non si devono mai più permettere proprio di fare una cosa di questo tipo, nemmeno di pensarci minimamente. Amici! Amici! Mannaggia, qua non sembra che ci sia assolutamente nessuno. Ma che cosa sto dicendo pure io? Ma cos'è qua? Secret Lab. Oh, ma prima non l'ho visto, ma cos'è? Se io premo qua... Fermo un attimo. Ma dove diamine siamo finiti? Cioè, dove siamo finiti? Porca miseria, questo è un laboratorio segreto a quanto ho capito. C'era scritto Secret Lab, laboratorio di ricerca sull'albero della morte. Per ritornare, qua c'è il pulsante per ritornare. Oh, porca puzzarda, puzzardona schifosa.
Ottagona, puzzarda! C'è split di sicurezza. Oh, questa la prendo. Come faccio a prenderla? Stupido coso, Marine Chestplate. Ah, ora posso stare tranquillo alla mia chestplate. Amico mio, tranquillo, non ti lascerò qua da solo. Non ti lascerò qua da solo. Andremo via. Se io qua. Però dobbiamo stare attenti perché chissà, forse questo dottore pazzo può venire ad entrare. Chissà dove entrare. Non ti dico. Campione di acqua della morte. Ma che cosa vorrebbe mai farmi con quest'acqua della morte? Non mi vorrà mica uccidere, spero. Oh, porca puzzarda. Dobbiamo stare molto attenti, aiuto. Mi sto agitando. Sinceramente, sto andando in iperventilazione. Aspetta, amico mio. Parlami tu. Ok, sì, mi sto calmando. Oh, Duni, stai tranquillo. Hai ragione. Devo stare tranquillo, amico. Devo stare tranquillo. È che proprio in una situazione di questo tipo non posso stare tranquillo, anche perché qua c'è il dottore pazzo. Come facciamo a stare tranquilli? Come? Duni, hai ragione. Ma stai tranquillo, se no muori adesso. Ah, mi sto preoccupando ancora di più. Comunque, vieni con me, forza. Vieni, andiamo. Non posso lasciarti qua, almeno tu. Ma cos'è questa cosa? È una cosa creativa. C'è pure scritto creative. In che senso? Oh, porca puzzarda. Forse se la uso io adesso, magari potrò andare chissà dove. Non lo so se funziona in questo modo oppure no. Magari cerco... Ah, questo è il combustibile. C'è pure scritto qua, combustibile. E quindi se io prendo questo, faccio così... Così ho detto. Ok, poi metto il fuel. Oh, sì, funziona. No. Quindi qua io posso andare. Posso andare a trovare le cose. Ho capito tutto. Devo andare a cercare i miei altri amici. Tranquillo, tu non sei il mio unico amico, signor Caprone. Non sei il mio unico amico. Non ti preoccupare. Dobbiamo andare a trovare i miei altri amici. Sicuramente saranno qua da questa parte. Ma dove si va da questa parte? Forza, devo andarci assolutamente. Non posso assolutamente permettermi di perdere questo tempo molto prezioso. Magari da questa parte. Cos'è sta cosa? È molto interessante. È una cascata che porta verso cose strane. Non so. Qua là sembra che ci sia qualcosa, in effetti, là in fondo. Anche se in realtà ho un po' di paura ad entrare. Non so, non vorrei che ci fosse qualcosa di strano. Oh, porca miseria, ma sono pazzo! Sono completamente impazzito! No, non va bene affatto questa cosa. Forza, aiutami, barchetta mia! Ok, barchettami meglio, perfetto. Sono riuscito. Forza, andiamo. Entra. Lo sapevo. Questo, ci sono... aiuto. Mannaggia, queste robe che succede sempre così. Devo riprendere la mia barca, assolutamente. Ma poi che cos'è questa cosa? C'è pure scritto di non entrare. Do not enter. Quindi non posso entrare. Che cavolo di cosa è questo laboratorio? Questa cosa, in realtà non so che cosa sia. Questa è tipo una prigione, forse. Esatto, c'è un altro tuo amico, hai visto, signore? Là c'era un altro amico tuo, simile era. Lì lo avevo visto bene. Cos'è questa cosa? No, devo capire meglio. Cos'è? Ma poi il dottore, dove è finito? Sembra, quest'isola sembra completamente deserta. Non so che fine abbia fatto. Sì, ok, da questa parte si va da questa parte. Ok, perfetto. Ma qua c'è un parkour pure. No, io non so cosa stia nascondendo questo pazzo di un dottore. E sinceramente non voglio nemmeno scoprirlo, ma... Se prova a fare... Mannaggia il dottore. Ma poi qua cos'è che c'è? Niente, assolutamente... No, io devo capire cosa c'è là in fondo. Non posso non capire. Forse ha nascosto qua i miei amici, può essere. Però mannaggia, queste avventure sempre pazzesche sono. Sempre pazzesche, sempre bellissime. Però adesso mi devo concentrare, perché se no non riuscirò mai a recuperare i miei amici. Devo essere coraggioso e devo sconfiggere questo dottore di un pazzo di un dottore. Ma cioè questo è un tesoro, ma che caspita... Ok, sinceramente non voglio sapere, qua non ci sono i miei amici. Vabbè, queste cose me le rubo, sai come? Cioè, nel senso, me le devo rubare assolutamente tutto, sì, vai, tutto quanto. Mi prendo tutto, anche perché poi dopo, quando io ritornerò in civiltà, quando ritornerò in civiltà sarò ricco, gli ho rubato tutte le gemme strane al dottore pazzo psicopatico che non è altro. Anche perché quello là non ha nessuna paura, abbiamo visto chiaramente che è uno psicopatico proprio provetto. Allora, cerchiamo di... andare da questa parte. Ok, io posso cavalcare le cascate, pensate voi. Cioè, non so in realtà con chi sto parlando, ma facciamo finta di niente. Ok, sinceramente, chi se ne frega dei miei amici? Adesso me ne vado. Via, forza, andiamo. No, cioè, devo trovarli ancora un attimo. Cioè, nel senso, non lo so, magari
Non lo so, magari saranno da questa parte, dai, per favore. Se non li trovo, però vuol dire che se ne sono andati senza di me. Quegli schifosi se mi hanno lasciato qui. Mamma mia, li bastono, li prendo a manganellate in testa. Li picchio con un ago. Li picchio con qualcosa di strano. Oh, santo cielo, ma dovete... Qua non sembra comunque che ci sia nessuno. Amici! Non mi sentono. Oh, porca puzzarda, mi sa proprio che quest'isola è completamente rimasta deserta. I miei amici non ci sono. E io sono completamente solo su quest'isola, da pazzi. Molto bene, allora io direi che me ne vado. È giunta l'ora di andarsene per una nuova avventura. Andiamo alla ricerca di nuove avventure insieme?